Benvenuti a Piove di Sacco. Oggi vi presento una proprietà davvero unica. Immaginatevi 280 metri quadri di puro spazio e comfort, con ben 6, anzi 7 camere da letto. Pronti? Diamo un'occhiata. Intanto la casa si sviluppa su 4 livelli, quindi avete un ampio ingresso che vi dà l'accesso a un comodo salotto molto molto spazioso, molto grande, divisibile anche con porta scorrevole a vetro. Quindi potete chiuderla o aprirla in base alle vostre esigenze. I serramenti sono in legno con il vetrocamera, avete le zanzariere già installate e vi faccio vedere una chicca, tapparelle motorizzate. Qua sotto poi avreste un locale in più che tempo fa era stato utilizzato come studio, infatti qua appunto c'era la scrivania, potete utilizzarlo come settima camera addirittura, volendo. Avete un bagno che vi va a servire da zona giorno con sanitari, lavandino, e qui dietro c'è l'attacco per la lavatrice. Altra cosa particolare, perché lo troviamo sia qua nel bagno che anche nell'ingresso, vetrocemento che vi dà luce agli ambienti. Andiamo al... prima di andare al piano superiore vi faccio vedere il vetrocemento anche qua che vi dà luce. La zona giorno non finisce qui, perché poi al piano primo avete un'ampia sala da pranzo con la cucina separata o separabile. Quindi qua sopra tavolo, sedie, potete mangiare veramente in tante persone, ma in realtà potreste eventualmente mangiare semplicemente in cucina, e qua potete decidere se chiudere o aprire. E la cucina fatta su misura è davvero molto molto grande. Tra l'altro è particolare perché vedete, avete i brillantini, se le donne qua hanno la passione dei brillantini è interessante. Comunque, ampia, e anche qua spazio per tavole e sedie. Un secondo bagno, ampio, sarà di circa 8 metri quadri questo bagno, con doccia e doppio lavandino. Marito e moglie, così non litigate, tutto separato. Non è finita qui, perché andiamo al quarto, no, anzi al terzo piano, dopo andiamo al quarto. Allora, qui sopra, non mi ricordo più neanche quante camere avete. Vabbè, partiamo con una delle tante. Camera matrimoniale con accesso a un terrazzino. Vabbè, questo non è neanche molto molto ampio, si riesce a intravedere la profondità, ma dopo vi faccio vedere la chicca perché stiamo veramente guardando. Quindi letto là dove ci sono le prese, e dall'altra parte l'armadio oppure la cassettiera. L'armadio lo potete tenere anche separato volendo, perché qui riuscite a ricavare una cabina armadio usando una delle stanze. Camera media. E poi ne avete altre due. In realtà questa è sempre stata utilizzata come armadio cambio stagione, però volendo può diventare una cameretta singola. Invece da quest'altra parte avreste la quarta camera per questo piano, sempre comunque media come dimensioni. Infatti questo è già un letto da piazza e mezza. Vicino a questa camera abbiamo il terzo bagno. Finestrato, doccia. E qua la chicca. Terrazzo ampio dove potete metterli fuori. E qui dentro avete la caldaia. La caldaia era stata cambiata, adesso a breve vi sapremo dire anche quanto tempo fa, ma era stata cambiata, quindi insomma dovrebbe essere già a posto come impianto. E avete il suo armadietto, chiudete e siete a posto. E non è finita qui. Ah, ci manca un altro bagno. Sì. Scusate, ci manca il quarto bagno. Eccolo qua. E qua avete la vasca dello stato. E non è finita qui, perché andiamo su in mansarda. Qua su avete altre due stanze matrimoniali. Chiaramente tetto spiovente, ma è alto, quindi in realtà o ci fate un'altra due camere, una stanza hobby oppure uno studio. Qui c'era, tra l'altro questa è insonorizzata, perché chi ci abitava aveva la passione della musica, quindi la stanza è completamente insonorizzata. E avete due Velux, la stessa cosa vale dall'altra parte, dove anche qui
avete la stessa identica dimensione con due Velux e un po' di spazio, vabbè, qui in mezzo per il deposito. 280 metri quadri, quindi veramente qua avete spazio per tutta la famiglia, nonni, parenti, amici, tutti. In più avete un garage di 30 metri quadri, in corpo staccato, ma adiacente al fabbricato, dove si sta tranquillamente, beh, insomma, ci stanno due auto volendo, e basculante motorizzato con un accesso direttamente dalla strada, quindi non dovete scendere per aprire il portone. E qui avete un po' di spazio verde. Riassumendo, porzione di casa su 4 livelli, abbiamo ben 280 metri quadri, siamo in centro a Piave di Sacco, quindi comodi sia a raggiungere l'ospedale che il Duomo, ed è in vendita a soli 225.000 euro. Ma non è finita qui, non è finita qui, perché questa volta vi stiamo veramente viziando, nel senso che attaccata a questa casa abbiamo un'altra porzionetta dove non sono stati fatti particolari lavori di ristrutturazione, quindi è un po' più datata, è un po' più piccolina perché siamo attorno ai 140 metri quadri, ma volendo si può acquistare in blocco assieme a questa, quindi 280 metri quadri più 140, e vi facciamo anche lo sconto perché andiamo fuori in vendita a 325.000 euro di tutto. Andiamo a dare un'occhiata veloce anche di là? Cosa andiamo. Dite? Andiamo. Diamo un'occhiata alla seconda casetta. Classico corridoio centrale che dà l'accesso chiaramente verso il piano superiore con la sua scala e stanza a destra e a sinistra. Partiamo dal salottino. Eccolo qui. Chiaramente le finiture sono un po' più datate, insomma, quindi qua la casa ha bisogno di qualche intervento di ristrutturazione. Però se uno cerca una casetta per i genitori, per il fratello, per qualcuno, oppure potrebbe essere anche un buon investimento, cioè vi prendete quella e questa eventualmente la potete sistemare un po' alla volta e eventualmente locarla. Sala da pranzo separata rispetto al salottino e con, vi ricordate, il classico cucinotto? Eccolo qua, quindi cucinotto di una volta. E dal cucinotto poi si passa alla zona, diciamo, dedicata alla caldaia, dietro qui alla porta c'è la sua caldaia, quindi gli impianti sono comunque divisi tra le due unità e qui avreste poi una porticina che vi dà l'accesso verso l'esterno. Andiamo al piano superiore. Seguimi, seguimi. Allora, scale. Sai cos'è? Cos'è? Carta da parati. Ok, piano superiore. Avete due camere matrimoniali, partiamo con una delle due, eccola qui, in mezzo c'è anche un piccolo terrazzino e seconda camera matrimoniale. Cosa ci manca per questa casa? Il bagno. Eccolo qua. Bagnetto comodo che si apre verso l'interno e la zona doccia era stata comunque ristrutturata e poi avete sanitari ed è comunque un bagno all'interno. E anche in questo caso abbiamo un po' di scoperto privato che adesso vi facciamo vedere. Andiamo. Aperto qua davanti e poi la zona per entrare con la macchina, quindi carraio motorizzato. Qui, se vi ricordate, c'è la porticina che dà l'accesso verso il locale caldaia, quindi si entra poi anche in cucina volendo, e in fondo avete il garage. Spazio per una macchina e qui dentro era stato ricavato una zona bagnetto, lavanderia. Ultimissimo riassunto, quindi avete la possibilità di acquistare solamente la casa più grande di 280 metri quadri in vendita a 225.000 euro, oppure potete eventualmente sbizzarrirvi e comprare le due unità abitative, quindi 280 più 140 metri quadri per 325.000 euro, solo con MS Immobili.